Hello and thank you for coming to the show Che Fame, dove si impara a parlare, mangiare e cucinare. Oggi siamo qua al ristorante Nunzio Patruno con un grande chef che abita qua in questa isola nel suo ristorante Nunzio Restaurant and Bar. Grazie. Benvenuti. Grazie Israel. Grazie per invitarmi al tuo show. Grazie a te per aprire le porte. It was a pleasure. Adesso thank cosa you. Facciamo? Ti porto nella mia cucina. Andiamo. Ti seguo. Prego. Grazie. Allora, siamo qua in cucina dove comincia la magia. Siamo qua con il chef Nunzio Patruno. Questa è la sua cucina dove lui preparerà una bella carbonara. Carbonara di Roma, originale da Roma. Capito, Israel? Capisco. La carbonara viene da Roma, ok? Adesso andiamo subito a farla, a prepararla in un modo molto, molto semplice. Qui abbiamo dei rigatoni, mettiamo a cucinare e cominciamo con un po' di burro, mantechia, e poi abbiamo il guanciale sarebbe the jaw of the pork, e se non c'è il guanciale potete usare pancetta, ok? Quindi cominciamo con la carbonara, è un piatto molto molto semplice, però viene fatto in molti modi. Questa è la carbonara originale. Nella carbonara originale non si usa crema, ok? Solo qua in America si usa la panna. Anche in Italia, in certi posti è stata cambiata la ricetta. Però la ricetta originale non vuole la panna. Non vuole la panna, non vuole la crema. Quindi cosa facciamo? Usiamo i... Però molti mettono anche il bianco dell'uovo, però la ricetta originale non bisogna mettere il bianco dell'uovo. Solo il torlo. Solo il torlo, solo il rosso. Quindi noi separiamo ogni uovo una porzione, ogni uovo una porzione. Quindi separiamo il rosso, prepariamo due porzioni, ok? Va bene. Se no una porzione non basta, che fai? Siamo in 50. Separiamo, poi abbiamo bisogno di pepe nero schiacciato, no bello grossolano, schiacciato fresco, così il pepe è molto aromatico. Sì. Vedi con l'aromatico del pepe, se no quando, sente, è, si sente l'odore, quando è macinato prima perde aromatico. Mettiamo un bel po' di pepe, ok? Poi mettiamo pecorino romano. Com'è? Eccolo qua, una bella forchetta. Cominciamo a far rosolare il guanciale e si lascia il grasso del guanciale, perché quello è quello che condisce la pasta. Vero. Vai qui. Poi qua usiamo la forchetta per... Passami il mestolo. Mestolo? Ledo. E poi lo schiumino. Mettiamo un po' di acqua. Un po' di acqua. Spegniamo il fuoco, mettiamo un altro po' di formaggio, quindi qua vedi il bello, bello croccante. Croccante, la pasta direttamente dalla padella. Dalla padella, ok, spegniamo, poi qua vedi questo liquido, mettiamo di nuovo il fuoco. E lo tiriamo a fuoco, basta fuoco, ok? Finito. Vedi? Così è pronto. E cosa facciamo? Lo mettiamo nel piatto. Questa è la carbonara semplice. Poi un po' di formaggio e un po' di prezzemolo. Wow. È pronta. Allora poi adesso che facciamo? L'assaggiamo. Che dici? Se l'assaggiamo? L'assaggiamo subito sulla cucina. Quando uno cucina deve assaggiare subito, perché se non l'assaggia poi non è buono. Si raffredda. Si raffredda. Allora questa è una forchetta per te, questa è una forchetta per me. Prego. Grazie. Che ne pensi?
Vedi, l'uovo non si deve scrambling, doesn't have to scrambling, non deve, non deve fare come una omelette, sì, ok? Sì, sì, sì. Deve essere liquido, ecco perché si toglie dal fuoco subito. Buonissima. Molto sapore con il guanciale, vero? Meglio fare con il guanciale che la pancetta. Sì. E poi la pasta è al dente, sì, sì. Quindi ci vuole la pasta buona. Sì, sì, questa sì. Pasta viene dalla Puglia, dalla mia regione, quindi dalla è una pasta molto molto con un ricco di amido che mantiene la cottura, è fatto di grano duro, capisci? Buona, molto, fammi assaggiare un po' di più, che buonissima. Vabbè, noi la facciamo qua, quindi se volete venire a mangiare qua al nostro ristorante siete benvenuti. Israele, che ne pensi? Grazie, buono? Grazie, grazie, buonissimo. Okay. Grazie per avere l'opportunità di venire qua a Cotto Cuscina a preparare questo grandissimo piatto da Roma, tradizionale, semplice, e con tutte le istruzioni che tu hai dato a tutte le persone che magari un giorno o la fanno a casa sua o vengono qua in un ristorante. Mangiare una bella bottiglia di vino. Una bella bottiglia di vino. Che bottiglia di vino ti ricomendi per questo piatto? Questo piatto qua bisogna non un vino molto robusto. Forte. No, molto forte. Ci vorrebbe un vino un po' più leggero, come un Barbera, oppure come un Chianti, oppure anche un vino bianco dei Castelli Romani, insomma, perché nel Lazio non c'hanno vini robusti, vini un po' più leggeri, rosati, vini locali. In Italia noi beviamo solo vino locale, il vino più importante lo mandiamo in America dove lo facciamo pagare. Okay. Allora andiamo là nella tua stanza dal dining room per mangiare questa pasta, come hai detto te, con un bel bicchiere, siamo una bella cacariata, raccontiamo come sei venuto qua in America, come tu hai scoperto la tua passione o come hai cominciato tutto. Va bene, andiamo. Andiamo. Ora siamo qua in tavola. Assaggiare questa bella carbonata che tu hai fatto con una bella bottiglia di vino, come tu hai detto. Sì, è la nostra tradizione di avere sempre compagnia in tavola. Sì. Così il mangiare viene, come si dice, viene gustato meglio. Sì, perché sì. Da solo uno non mangia e non beve, a meno che è un ubriacone. Sì, sì, sì. Si mangia sempre in compagnia, sì, sì. Questa è la tradizione italiana. Ecco, noi siamo di tradizione e di compagnia, perché noi amiamo la vita, invece la vita deve essere vissuta, rispettiamo la famiglia, rispettiamo l'amicizia, quindi cos'è la più bella cosa di rispettare l'amicizia? A avere un piatto semplice di pasta con un bicchiere di vino, non deve essere troppo pretenzioso, anche l'importante è stare assieme. Quella è la nostra tradizione. Sì. Quindi adesso ti faccio assaggiare dei vini italiani. Grazie. Quindi questo è un bel Chianti leggero. E qua facciamo un brindisi alla vita. Sì, sì, capito? Sì. Salute. Alla vita e all'amicizia. Grazie. Buono, buono. Leggero, allora, che ne pensi? Israele, che ne pensi? Oh, fammi. Assaggiamo un po'. Assaggiamo un po'. Assaggiamo un po' questa pasta. E come hai detto tu, ci vuole un po', uno fa a tavola, a mangiare. Si sentono gli aromi del formaggio, del pepe e del guanciale. Invece molto semplice. Molto saporito, semplice. Questa è la cucina italiana. La cucina italiana non è una cucina pretenziosa. È una cucina contadini, perché l'Italia è un paese di lavoratori, sì, sì, sì. Quindi la nostra cucina riflette la nostra cultura. Sì. Noi facciamo con tutti questi piatti, che sono piatti semplici, sì, sì, sì. Che poi sono stati elaborati dalla società. Sì, sì.
però in realtà sono tutti piatti semplici, quindi sì, sì. You know, dipende dalla regione che tu vieni, quello è il cibo che si mangia in Italia. Sì, quindi poi però andando nelle grandi città dove c'è un po' più aristocrazia, c'è il business, c'è l'international, quindi le cose vengono elevate in un altro livello. Però se tu viaggi in Italia on the countryside, you know? Sì, sì, sì. Nella farma, nel farmeros, la cucina è molto semplice, capito? Vabbè, hai ragione. E poi noi siamo anche ospitali, we enjoy the hospitality of, sì, of the Italian, you know? So they open up the door and they serve you a glass of wine or whatever they have on the table. So that's the way it is, you know? Allora, Nunzio, fammi chiedere questa domanda a te. Da dove sei nato? Io vengo dalla regione della Puglia. La regione della Puglia si trova al sud-est, sud-east, il sud del sud-est of the peninsula, at the tip, on the east side, on the facing Croatia, Albania and nord of Greece. Quindi we are descendant of, we are a Greek descendant. Greeks and Eastern descendant. So Puglia is very agrarian, molta agricoltura in Puglia. Puglia è come la California, il tempo. Sì, sì, sì. The weather in Puglia is very mild. Winter time we can get some snow too, you know, from the east. But it's very mild, we have a lot of olives. We make the best oil in Italy, olive oil, and then we have a lot of vineyard, a lot of produce. So la cucina nostra riflette la nostra agricoltura. E poi siamo una regione quasi circondata dal mare, perché è una penisola. Ci abbiamo tre mari in Puglia, il mare Adriatico, il mare Ionio, Ionian Sea, and part of the Mediterranean. So we're surrounded by three sea. Quindi un pesce abbondante di pesce, shellfish, shrimp, all different shrimp, oyster, clams, mussel. Then inland we have all the product from the farm, and then we have also shepherd, where we have lots of lamb. We have lots of local indigenous cattle, where we make the formaggi, all the different formaggi. È una regione molto ricca di prodotti. Quindi siamo, per dire, fortunati di avere questa abbondanza di prodotti, che poi passiamo nella cucina. Adesso la Puglia è molto in demand. Mm-hmm. Everybody wants to go to Puglia. I hope they don't mess it up. E allora fammi chiedere un'altra domanda. Come è cominciata la tua passione? Come hai scoperto tu la cucina? La voglia, il desiderio di cominciare a cucinare? Well, da dove vengo io non c'è molta scelta. Mm-hmm. O diventi contadino, you know, work on the country, farmer, or you do a job, or you migrate. You go to the north, you go to Milano, Torino, you go to Germany, whatever. But nel mio paese, sì, nella mia cittadina, abbiamo una scuola alberghiera. È una delle migliori del sud Italia, quindi i ragazzi andavano a questa scuola, you know? E sai, la scuola apriva le porte al mondo, it opened up the door to the world. Mm-hmm. It was a way of traveling, so you go to school, you get a job, Milano, Venice, Germany, England, so it was a way of escaping the farming, so I joined the school, you know, and that's the way it happened. And then you start moving around and things happen. Allora, grazie per questo cibo che tu hai preparato, molto bello, molto semplice, molto saporito, e per questa raccomandazione di questo bicchiere di vino leggero, come hai detto tu, molto molto buono. E allora ritorniamo in questo terzo segmento con Chef Nunzio Patrone.
Allora ritorniamo qua con Nunzio Patruno, grazie per questo cibo che hai fatto, ma io vorrei fare questa domanda che magari tutte le persone che guardano questo video vogliono sapere. Come tu hai cominciato, quando o come hai fatto questa decisione di venire qua a questa isola a aprire questo ristorante molto bello? Wow. Io sono uno che mi piace cambiare, mi piace avere challenge in life, perché la vita senza challenge non vale niente. Quindi venivo sull'isola a visitare amici e mi è venuta questa idea di fare questo ristorante, però avevo già un altro ristorante in New Jersey, quindi avevo, a un certo punto ero con due ristoranti, quindi non sapevo cosa dovevo fare, lasciare uno, perché dovevi capire che essere un small business and being solo, you know, by myself with my wife, it's very difficult to have two business in two different states, you know, because we don't have the structure of like a big company, so we're just a small business. But the one, at the end of the day, I have to make a decision which restaurant I'm gonna keep. So è una decisione molto difficile. Well, non è difficile, they call it business decision, you know. So okay, in a business decision, you know, you have to, devi vedere qual è more functional for you. So abbiamo deciso di, perché poi c'è stata la pandemica. Pandemic, it was very, very influential. We don't forget, non dimenticare che abbiamo vissuto 3 anni di catastrofe. Sì. Quindi, sai, certe volte uno non riesce a sopravvivere, però noi siamo riusciti a sopravvivere. Comunque abbiamo deciso di chiudere New Jersey, vendere New Jersey e avere solo questo ristorante. Quella è stata, you know, was a business decision, you know. E poi l'isola è una bella isola, la gente apprezza il mangiare italiano, ci siamo creati una bella clientela. Poi sai com'è, il ristorante è is a very tricky business, you know? Devi sapere cosa devi fare, perché se non fai le cose fatte bene, vai boom. Apri per chiudere. Eh sì, fai, e poi diventa un buco nero, che tutti i soldi vanno nel buco nero e they disappear. Così è il business. Certo. Quindi devi sapere, non toccare il buco nero non è buono. Capito? Quindi, ho capito bene. Quindi devi stare molto attento alle decisioni che tu fai. E poi devi capire pure se dai alla clientela quello che loro vogliono, poi loro ricambiano, they come back to you. Sì. You know? So they can keep coming back, and that's the goal, is to make keep coming back, to give us an opportunity to show what we are able to do it, and then they become accustomed to our cuisine, our service, and they enjoy, you know, what we're doing, and then the business grow. So, and that's what we do. In the last 3 years, we just brought this business from ground level to dove siamo adesso. Quindi molta gente, you know, mettono molto tempo ad arrivare, però tu devi capire che io sono quasi 40 anni che faccio questo mestiere, quindi, you know, io penso che un po' di esperienza ce l'ho. Quindi ogni passo che faccio è tutto calcolato, capisci? Quindi non è che vado all'avventura, questo non è un'avventura, you know? L'avventura si faceva quando avevo 20 anni, mica adesso. Adesso andiamo, you know, andiamo straight to the point. Quindi adesso abbiamo questo bel ristorante, siamo aperti 7 giorni alla settimana, we open 7 days a week, we just open for dinner because there's not enough manpower to do the lunch, you know. My idea was to do lunch, but honestly, it's too much work and we don't have the main power to do it. So abbiamo deciso di fare solo il dinner. 7 giorni, apriamo alle 4, facciamo happy hour, facciamo early dining,
you know, per un'ora, per accomodare quel gruppo di gente che vogliono venire a gustare la nostra cucina, però stanno nel budget. Noi capiamo. Sì. It's good, you know, to expose your business to a different people. We know that, and we thank you them, you know. And then we go for full dinner at 5:30, and we open until 9:30. And we have a full wine list, bar, beautiful bar, where we offer specialty drinks and also a small plate. But then might be in Italian, we don't have a small plate in Italy. We call them a small plate, but a regular plate. And then we reduce the price a little bit. Basically, it's a small price for a big plate. That's what we do. Allora, devo ringraziare a Nunzio Patruno per aprire le porte a questo programma di Che Fame. E grazie per tutto, grazie per questo cibo, grazie per stare qua nel tuo ristorante e ci vediamo la prossima volta nel prossimo episodio Che Fame.